Onorevole, la provincia di Foggia ha bisogno di programmi sicuramente, ma un tema importante è lei, chi meglio di lei, parliamo di giustizia. Abbiamo parlato di tante situazioni non piacevoli, però anche la magistratura locale chiede rinforzi e non parliamo solamente di forze dell'ordine, ma parliamo anche di altri presidi, di ampliare i presidi. Ricordiamo le varie chiusure che ci sono state e lei ricorda bene anche una chiusura di un tribunale importante come Lucera. Guardi, la geografia giudiziaria va rivista nel senso che vi è la necessità, dopo 2012 sono passati 10 anni, di ripensare agli equilibri, provare a operare una scelta che privilegia anche i fenomeni che sono emergenti. Foggia ha una criminalità davvero preoccupante. Lei sa che è stato posto un nuovo presidio della direzione distrettuale antimafia a Foggia, su cui Forza Italia ha insistito tantissimo, anch'io come sottosegretario. Non basta, sicuramente un primo passo avanti non basta. Io ritengo che al di là delle aperture dei tribunali, che ovviamente è un tema che riguarda un respiro nazionale, cioè non è che si può aprire soltanto Lucera o di territorio, insomma, c'è Manfredonia, San Severo, c'è presidi importanti. Sì, però voglio dire, la revisione della geografia giudiziaria ha un respiro nazionale, cioè non si può intervenire a macchia di leopardo, bisogna intervenire con una rilettura degli equilibri nazionali, ma al di là di questo qualche cosa la si può fare. Penso che il Ministero degli Interni potrà validamente, come ha detto dall'altro poco tempo fa a Foggia la Ministra degli Interni, operare una riflessione e nel prossimo governo, credo, con maggiore solerzia, con maggiore direi pragmatismo, provare a mettere ai territori in difficoltà maggiori risorse. Ma non lo chiedeva solo il cittadino, lo chiedevano anche i magistrati, dei presidi in più, perché faciliterebbe appunto lo svolgimento anche di piccole cose. Cerchiamo di essere pratici e di essere concreti, perché dire faremo, vedremo, andremo mi sembra un tema, diciamo, che non possa soddisfare il cittadino. Magistrati, rivedere le piante organiche, bene, questo è un compito del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Ministero che cosa può fare? Può intervenire sul personale, può intervenire per, diciamo, riempire gli organici eventualmente mancanti, questo lo ha già fatto proprio a Foggia e in qualche maniera si cercherà di implementare ulteriormente questo rimedio. Ministero degli Interni, Forze dell'Ordine, anche questo è quello che in concreto si deve fare. Logistica, maggiore logistica, maggiori luoghi della giustizia, anche questo si può fare, però ripeto, il nuovo governo, che io sono convinto sarà un governo di centrodestra, potrà in qualche maniera, io credo con minore filosofia e con più attenzione, pensare a quei territori che hanno dei problemi di questo genere. La lotta alle mafie è uno degli obiettivi nel programma proprio della coalizione, degli obiettivi principali che noi proponiamo agli elettori, perché in qualche modo vi sia una giustizia differenziata, come il doppio binario classico nel nostro sistema, fra criminalità mafiosa, criminalità quella che si organizza contro lo Stato, e reati comuni che possono essere trattati ovviamente in modo diverso.